Rimaniamo sempre a San Donà, sia dal punto di vista commerciale che dal punto di vista della viabilità sono diverse le prospettive di miglioramento che la Giunta Ceraser ha indicato nel piano strategico per la riqualificazione e il miglioramento del centro cittadino presentato alla cittadinanza. Sentiamone alcuni dettagli. Strategico per la riqualificazione e il rilancio del centro cittadino, la Giunta Ceraser si è soffermata in particolar modo sulla possibilità di realizzare alcuni interventi migliorativi in merito all'attuale area fieristica e alla possibilità di trasferire l'attuale complesso della TVO in zona Porta Nord, elaborando in questo caso dei progetti migliorativi per tutta la viabilità. È stata anche espressa l'idea di poter valutare, con l'aiuto di eventuali interventi privati, la possibilità di modificare l'attuale stabile di Bergamin, riadattandola all'utilizzo con finalità ricreative e commerciali. Particolare attenzione è stata poi posta anche sull'abbattimento delle barriere architettoniche esistenti, al fine di migliorare l'accesso delle persone disabili al centro cittadino. Il sindaco Ceraser è ritornato poi sul tema della pedonalizzazione del centro città, che inizialmente in via sperimentale riguarderà il tratto di Corso Trentin, compreso tra Piazza Indipendenza e il Duomo. La pedonalizzazione interesserà principalmente il weekend e il lunedì, giornata di mercato per la città. Proprio su quest'ultima è stata avanzata un'ipotesi molto importante, ossia la sede del mercato rionale potrebbe essere trasferita dal Foro Boario, dove si trova tuttora e dove da sempre crea disagi per il parcheggio e la viabilità, al tratto di strada che verrà pedonalizzato. Tra le novità, anche l'intenzione di prolungare la festa di primavera, trasformandola in fiera, quindi l'organizzazione del primo festival del fiume.